Pico! 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 Vieni qui! Pico! L'hai visto, Pico? Boom! E casca un altro! 27esimo tentativo! Molto probabilmente anche questo andrà a mare. Bloomberg, boom! Colloqui tra Sunic e Oaktree per un rifinanziamento a tasso più alto rispetto a quello attuale sono in corso. I dialoghi con il fondo Pinco molto probabilmente potrebbero concludersi senza un accordo. Ma ragazzi, ma non era già fatto e firmato tutto con Pinco Pallino? Ma io voglio lanciare un appello ai sacerdoti di Pechino che fa tutte le messe mattutine di 33 minuti, perché dopo 33 minuti si vede chi viene fame, ma la facciamo finita di dire le cazzate? Perché io l'avevo scritto per scherzare, ma alla fine occhio, perché dopo Bertarelli anche Pinco rinuncia, eh. Poi, ragazzi, sul Milan Repubblica scrive che Elliott non risulta il proprietario, mi hanno scritto dei milanisti, guarda Giuse che quel fondo olandese fa parte di Elliott. Ragazzi, io ho letto quello che dice Repubblica, cioè voglio dire, io ho letto un articolo, semmai vorrà dire si chiamerà Orange Beard. Io non vorrei essere in voi, sicuramente ne verrete fuori. Io non sto accusando nessuno, ho letto solamente un articolo della Repubblica. Pico! Pico!